Il re ha avuto una relazione tesa con il figlio più giovane, il principe Harry e sua nuora Meghan. Da quando la coppia si è dimessa dai loro ruoli reali, il re conserva le foto del principe Harry e di Meghan, la duchessa del Sussex, intorno alla sua residenza principale, ha rivelato l'emittente televisiva Giles Brandreth. Brandreth, un amico del defunto principe Filippo, è rimasto vicino alla famiglia reale grazie al suo ruolo di fiduciario di uno dei progetti prediletti dalla regina Camilla. Ha detto che il duca e la duchessa del Sussex sono molto presenti nella residenza londinese di Sua Maestà a Clarence House. Il presentatore ha dichiarato: "Ho la fortuna di andare a Clarence House per eventi che hanno a che fare con beneficenza e altro. Sono un amministratore di qualcosa chiamato The Queen's Reading Room, che è un vero progetto di passione della nuova regina." Parlando a Page Six, Brandreth ha detto che quando attraversi la casa della coppia ci sono foto di Harry e Meghan sul pianoforte e sul caminetto. Nonostante la relazione gelida con il figlio più giovane, il re ha fatto diversi tentativi di riconciliarsi con Harry e sua moglie da quando la coppia si è dimessa dai loro ruoli reali nel 2020. La sua prima offerta per segnalare la sua disponibilità ad accogliere nuovamente la coppia nell'ovile reale è arrivata nel suo primissimo discorso come nuovo sovrano a settembre. Nel suo discorso alla nazione, Charles ha detto: "Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all'estero." E all'inizio di quest'anno ha esteso un invito al duca e alla duchessa del Sussex per la sua incoronazione il mese prossimo.